Buongiorno. Oggi ci vogliamo porre una domanda. Esiste ancora la democrazia in Italia o questa si è lentamente trasformata in qualcos'altro? E se sì, in cosa? Secondo Sheldon Volin, un professore di scienze politiche all'Università di Princeton, Berkeley, ma soprattutto uno dei maggiori e più influenti filosofi politici americani, quella che molti oggi chiamano ancora democrazia, in realtà si è trasformata in una nuova forma di potere. Nuova forma di potere che Volin definisce totalitarismo rovesciato, ovvero una forma di totalitarismo che, rivolto all'interno del paese, tende allo svuotamento della democrazia per giungere al controllo totale dell'intera nazione. Il totalitarismo, ricordiamolo, è il tentativo di realizzare una concezione ideologica e idealizzata di una società come un tutt'uno sistematicamente ordinato, dove le varie parti, famiglia, istruzione, vita culturale, intellettuale, economica, svago, vengono premeditamente e, se necessario, forzatamente coordinate per promuovere e sostenere i propositi del regime. La nuova forma di potere, definita da Volin totalitarismo rovesciato, pur appartenendo allo stesso sistema del potere totalitario classico, ne rappresenta tuttavia una tipologia distinta, con notevoli somiglianze, alcuni parallelismi, ma anche fondamentali differenze. Quali sono, secondo Volin, i tratti essenziali di questa nuova forma di potere, di questo totalitarismo rovesciato? Innanzitutto la commistione tra sfera pubblica e privata, cioè tra politica e affari. Quindi la smobilitazione delle masse, cioè i cittadini vengono progressivamente smobilitati e portati ad assistere più che a partecipare alla vita politica della nazione. Cittadini che tutti, adesso facciamo un quadro generale, poi approfondiremo ogni aspetto di questi tratti essenziali del totalitarismo rovesciato. Cittadini, dicevo, che vengono anche portati, attraverso precisi strumenti, ad abbracciare un principio del piacere rispetto a un principio della realtà, cioè un meccanismo che alimenta i desideri e i sogni della massa, a cui la massa tende, aiutato in questo anche dalla formazione di paure esterne. Questo sistema rafforza l'involuzione del sistema democratico verso questa nuova forma di controllo esercitata dal totalitarismo rovesciato. Quali sono gli strumenti principali che usa per imporsi questa nuova forma, questo nuovo regime, questa nuova forma di regime? Innanzitutto il potere mediatico è fondamentale. Quindi il consumo che viene passato, possiamo dire, come principale attributore di senso della vita per i cittadini. Un altro strumento è l'appello diretto al popolo contro le istituzioni e le regole che in qualche modo intralcerebbero il regolare svolgersi, il corretto svolgersi della vita della nazione, nonché il progresso di questa. E poi la costruzione di miti. Secondo Volin, non solo in America, ma anche molte delle cosiddette democrazie oggi presenti al mondo, in realtà si sono trasformate in questo totalitarismo rovesciato. E l'Italia? L'Italia è ancora, come recita l'articolo 1 della Costituzione, una repubblica democratica? O anche il nostro paese si è lentamente trasformato e oggi il regime che vige in Italia è in realtà, come definito da Volin, un totalitarismo rovesciato? Lo diciamo subito, in realtà si è trasformato in un totalitarismo rovesciato, è proprio così. Ma se questo è avvenuto, quando è avvenuto? Come è avvenuto? Quando è cominciato? E soprattutto cosa si può fare per uscire da questa nuova forma di regime? Il totalitarismo rovesciato è guidato da poteri totalizzanti ed astratti, non dal dominio personale. E qui arriviamo alla seconda fondamentale differenza tra totalitarismo classico e totalitarismo rovesciato. Nel totalitarismo classico, infatti, l'economia era subordinata alla politica. Nel
totalitarismo rovesciato è esattamente il contrario, cioè sono l'economia e la finanza che dominano sulla politica e che quindi la guidano. Ciò ha diverse conseguenze. Perché? Innanzitutto perché se sono i poteri economici e politici che guidano la politica, che guidano lo Stato, è ovvio che gli obiettivi non saranno più quelli democratici, ovvero della promozione del benessere dei cittadini o del loro coinvolgimento nel partecipare alla vita politica della nazione. Ma obiettivi saranno che cosa? La protezione delle élite, del profitto, ovvero del potere economico privato. Per Volini, infatti, il totalitarismo rovesciato è l'unione tra Stato e impresa in un'epoca di declino della democrazia e di analfabetismo politico. Che cosa vuol dire con questo Volin? Vuol dire che la democrazia si è cioè nel tempo lentamente trasformata, ridimensionando il suo ruolo da principio fondante a funzione sostanzialmente retorica all'interno di un sistema politico che è sempre più guidato non da politici, ma da uomini presi in prestito dal mondo degli affari, della finanza, dell'economia, dell'impresa, per non parlare poi dello stratagemma che dei consulenti. Attenzione però, perché quello dell'uomo d'affari non è un concetto neutro. Le sue radici affondano nel business. L'uomo d'affari ha come obiettivo il business, il profitto, il proprio tornaconto personale, non il bene comune. I valori dell'uomo d'affari sono definiti dalle pressioni di un'economia competitiva, un'economia che forza continuamente i limiti della legalità e delle norme etiche. L'impresa, in realtà, se ci pensiamo bene, è rappresentata dalla cultura antipolitica della competizione che prevale sulla cooperazione. È la cultura della sopraffazione del rivale, nel lasciarsi dietro carriere devastate, no? Comunità in frantumi, in realtà. La cultura del business è una cultura che accetta come assioma di fatto che i massimi dirigenti debbano innanzitutto essere competitivi e orientati al profitto. Se ci pensiamo bene, la redditività dell'impresa è vista come un'entità singola. La redditività dell'impresa come entità singola è più importante di qualsiasi sintonia con la società nel suo complesso. Vedremo poi alcuni esempi di come questa distorsione si sia realizzata in Italia. Ma per ora basti pensare alle grosse catene commerciali, no? Che rappresentano un potere invasivo e totalizzante, appunto. Continuano a costruire presidi nelle comunità locali, annientando le piccole imprese che non riescono a competere. Le grosse catene commerciali, quando si insediano in una zona, che cosa fanno? Determinano i prezzi, i salari, i modelli di consumo, il benessere, la povertà dei singoli, il destino di interi quartieri, città, nazioni, no? È impossibile competere con questi colossi. Perché? Perché molte grandi multinazionali hanno risorse che sfiorano, se non superano, quelle di quasi tutte le piccole nazioni del mondo. Dunque una superiorità schiacciante, che però persegue il profitto, non il benessere della società. Allora, quotiamolo in borsa, no, sta mafia SPA, perché hanno detto che non esiste più. Invece poi dopo, se mettiamo insieme i dati economici dei vari studi in circolazione, ci danno questo risultato qui. Prendiamo in parola Grillo. Quanto costerebbe comprare azioni di un'ipotetica società mafia SPA? La mafia, secondo l'ultima commissione parlamentare antimafia, presidente Pisanu, avrebbe un fatturato, cioè un giro d'affari, ricavi pari a 150 miliardi di euro all'anno. È una cifra che è pari, per esempio, a 4 volte la manovra attuale della legge di stabilità di Renzi.
C'è anche chi sostiene che il fatturato della mafia sarebbe molto inferiore, ma prendendo per buone queste stime, possiamo dire che con i suoi 150 miliardi di ricavi all'anno, la Mafia Spa sarebbe di gran lunga la prima società italiana per ricavi e infatti avrebbe 35 miliardi di ricavi in più di quello che è il primo gruppo, l'ENI, e avrebbe un fatturato quasi il doppio di Fiat Chrysler, che fattura 87 miliardi. Interessante. Oppure altri esempi, 20 volte la Luxottica o 44 volte Mediaset. E che valore avrebbero allora le azioni di questa mafia SPA? Il prezzo di borsa è un multiplo, non del fatturato ma degli utili. Secondo un rapporto che fa annualmente la Confesercenti, Mafia SPA avrebbe un utile di 105 miliardi di euro all'anno. È una cifra enorme. Per capirci, questi profitti superano, sono tolti superiori. Tolti i costi dell'organizzazione. Sì, diciamo. Ma i margini sono altissimi nelle attività illecite. E quindi questa cifra, 105 miliardi all'anno, utili che sono pari a 20 volte quelli della società italiana più ricca, che è l'ENI, oppure 33 volte quelli dell'Enel. Anche messa insieme la mafia avrebbe sempre più profitti, ma Mafia Spa avrebbe più utili anche del gruppo Exor Fiat, di Telecom, di Luxottica, di Generali, di Pirelli e anche delle società di Benetton, di Benedetti, di De Benedetti o Berlusconi, tutti insieme, e avrebbe più utili anche di tutte le banche italiane messe insieme. Mafia Spa potrebbe quindi avere un valore di 1.039 miliardi, cioè il doppio di tutte le 300 società che sono quotate alla Borsa di Milano, che valgono 496 miliardi. E questo quando accade? Questo accade quando il potere economico e finanziario dominano sul potere dello Stato. Perché? Perché il mercato smette di essere un'entità contrastante e distinta dal potere dello Stato, diventando non il suo prolungamento, ma viceversa diventando la mano invisibile delle politiche pubbliche. E cosa vuol dire dare in gestione la cosa pubblica a uomini d'affari? Vediamolo. Innanzitutto è un dato di fatto che tra la prima e la seconda Repubblica la corruzione si è aumentata. E ciò sorprende molti, ma non deve sorprendere, perché questo era una conseguenza non solo assolutamente prevedibile, ma certa. La corruzione, infatti, è quasi una costante nel mondo degli affari. Dunque, se un sistema politico viene dato in mano a uomini d'affari, la conseguenza è che la corruzione ne diviene una delle componenti principali. Ad esempio, non deve sorprendere che grazie alla supremazia del potere economico e finanziario sullo Stato, l'esercizio del potere, di questo potere, da parte degli uomini d'affari si è costellato di reati ed abusi, frodi, menzogne, condotte ingannevoli, bonus straordinari a fronte di fallimenti altrettanto straordinari, eccetera. Comportamenti che ovviamente sono stati e vengono purtroppo perpetrati senza che alla popolazione venga dato alcuno strumento realmente utile per poter contrastare, impedire o perseguire i suddetti reati. Qual è il prezzo di questo dominio? Ovviamente il prezzo di questo dominio è il declino dell'etica pubblica. Ma non solo. L'assenza del conflitto di interessi, infatti, non viene praticamente più invocata e tantomeno rispettata come principio di virtù pubblica. Ma anche pensiamo ad altri principi che una volta erano di virtù, che erano considerati virtù, no? Ideali come la libertà accademica, il distacco della comunità scientifica dal mercato della politica, l'imparzialità dei giuristi, tutte cose queste che un tempo erano considerate valori indispensabili ai fini della scoperta della soluzione migliore su temi che investivano gli interessi e il benessere della società nel suo complesso, tutti i valori che oggi non esistono più. Per secoli politologi e politici, a cominciare da Platone nella Repubblica, hanno sottolineato come caratteristica fondamentale di chi riceve in affidamento il potere pubblico
fosse l'esercizio di questo potere in maniera assolutamente disinteressata e non per un tornaconto personale. Era il concetto del servitore dello Stato, disinteressato e dedito solo al bene comune, che un tempo era una nobile aspirazione per molti. Ora, se si parla di questo, si viene quasi derisi, no? Il posto del servitore dello Stato è stato preso dall'uomo d'affari, la cui lealtà è al business, ovvero al profitto personale. Uomo d'affari che è assolutamente a suo agio anche nel Dipartimento della Difesa, oppure il fedele di partito, premiato proprio per la sua fedeltà al partito e che dovrà mantenere questa fedeltà anche quando diventerà o sarà nominato funzionario pubblico. In altri termini, queste privatizzazioni che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto una socializzazione delle perdite, poi vedremo questo molto meglio in dettaglio, come è avvenuto e come, se continuano le privatizzazioni, continuerà a avvenire. Una socializzazione delle perdite e una privatizzazione dei profitti, ovvero l'uomo d'affari, che è dedito per cultura alla sua lealtà, al business, all'interesse personale, al proprio tornaconto personale e all'accumulo di ricchezza, è riuscito a creare un meccanismo per cui se guadagna in tasca, se perde chiede che sia la collettività a pagare. Il risultato quindi di queste operazioni, ma il risultato potremmo dire di questa perdita di democrazia e di questo imporsi di questo nuovo regime è stato che la crescita nel nostro paese dal 91 ad oggi si è ridotta del 73% e la capacità di produzione industriale si è ridotta dei 2/3. Quindi le liberalizzazioni, le privatizzazioni non hanno fatto altro che consentire di trasferire ciò che prima era in mano pubblica, dunque proprietà dei cittadini attraverso lo Stato, nelle mani di privati, con un conseguente netto impoverimento sia dello Stato che dei cittadini, ma non solo. Infatti, come dicevo prima, quando lo Stato va a cedere funzioni pubbliche e sostanziali al privato, lo Stato non solo si indebolisce politicamente, ma, cosa ancora più grave, abdica alle sue funzioni di responsabilità pubblica al benessere e alla tutela dei propri cittadini, dell'ambiente, della nazione. Tutela che ovviamente non viene certo svolta dai privati. Per oggi ci fermiamo qui, abbiamo detto abbastanza, nel secondo video prenderemo in esame le modalità e i passaggi cruciali con cui l'economia e la finanza si sono imposte sulla politica e sullo Stato, divenendo così la mano invisibile delle politiche pubbliche. Cercheremo di capire come questo è successo, quando è successo, quali sono stati i passaggi fondamentali, com'è la situazione oggi, qual è la situazione odierna e cosa ci si può aspettare. Al prossimo video. Arrivederci.